Proprietà, sindacati e Confindustria hanno trovato l'accordo per salvaguardare l'occupazione alla vetreria di Borgonovo in difficoltà da qualche mese. Contratto di solidarietà per 88 dei 129 dipendenti. In netta controtendenza rispetto alla media regionale, Piacenza è tra le province più sicure per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro. Nel nostro territorio, infatti, da gennaio ad aprile 2024 non si sono registrati decessi. Male tutte le altre province emiliano-romagnole. Si è rivolto al giudice implorandolo di rimetterlo in libertà. Il motivo? Evitare la bocciatura. Uno studente ventenne di origini nordafricane, arrestato nei giorni scorsi per droga, ha chiesto di essere liberato per rimediare alle insufficienze dell'anno. Il tribunale ha acconsentito e il giovane ha sostenuto le interrogazioni di riparazione. Sabato e domenica si vota in 28 comuni piacentini. Stasera vi presentiamo i candidati sindaco a Castel San Giovanni. I tre tesori artistici di Piacenza insieme in una mostra immersiva ideata per attirare turisti nella nostra città in occasione del passaggio del Tour de France. In una mostra multimediale verranno riprodotti Lecce Homo, La Signora di Klimt e Il Tondo di Botticelli al Palavanca Eventi. L'esposizione telematica sarà inaugurata sabato 15 giugno e proseguirà fino al 7 luglio. Tutte le altre notizie in tempo reale sul sito liberta.it.